Your Love in Arms, Christian Marchi. Christian Marchi oggi pomeriggio è allora qui. Christian, tu non sai che qua le interviste in questa radio le fanno tutte a mezzogiorno e mezzo, a parte una volta che ci hanno concesso Emma al pomeriggio. Wow. Ma ogni volta da me che tutte a mezzogiorno e mezzo. Oggi avevamo il disco in scaletta e sei passato te che sei venuto a trovare il nostro DJ Nick, perché sta diventando famoso quel ragazzo. Sta lavorando bene. E siccome questo disco ci piace assai, ci puoi spiegare come cavolo hai fatto a azzeccare anche questo? Allora, guarda, azzeccare, incrociamo le dita perché va. È un po' prematuro. È uscito il 3 febbraio. Io adoro questo disco dagli albori, insomma, da quando è nato negli anni 90. Sì, ovviamente è una cover, non li facevo. Bravissimo di Billy Ray Martin. E ho sempre voluto rifarlo. Aspettavo il momento giusto per tirar fuori dal cassetto questa idea e non rischiare appunto di scrivere il secondo capitolo dell'incompreso. Però è. No, posso dirti, è un po' più aggressivo dell'originale e piace. Perché è un po' più mosso, dai, è un po' più attuale e ovviamente più fresco. Quindi anche suonabile nei club, oltre che registrato, ti chiedevamo dove? Nel mio studio con Paolo Sandrini e Barbara O'Neill, la cantante, che li salutiamo entrambi e ringraziamo per il prezioso contributo dato. E insomma, speriamo che sia femmina, si dice. No? Ti posso chiedere come fai ad avere tutto questo successo? Perché sei diventato famosissimo, fai dischi belli, piaci alle donne, sei educato. Non è un difetto. Max, guarda che poi ci credo. No, ci credo, te lo dico. Allora, tutta Campiglio piuttosto che Modena, piuttosto che la ci Puglia, giungono notizie. Sei controllato. Ci mandano le foto. Ci mandano le foto. Tutti che ti adorano. Ma sei. Allora, non riesco a spiegarlo alla radio, ma è di un'educazione. È bravo, è buono, è competente con la musica, è fantastico. Christian Marchi il numero uno. Disciplinato. Molto, molto. Eppure di cose ne ha fatte, dovremmo imparare. Qua siamo tornati sul passato, mi sembra, dalle sonorità che abbiamo in sottofondo. Sì, esatto. È andato a ripescare qualcosa. Quanto come tempo base ci vuole a fare quel disco lì? Cioè quello che abbiamo appena sentito. Your Love in Arms, circa un mese di lavoro più o meno, per avere cioè, una prima hai avuto qualità. L'idea. Sì. Avevi l'idea che ti balenava da un pezzo. E poi per riuscire a dargli un giusto balance tra appunto il rapporto tra la pop e la dance, ci abbiamo messo circa un mese. Difficile è stato trovare la voce? No, anche perché per poi insomma no. Paragonarla a Billy Ray Martin non era facilissimo. Infatti io ho avuto la fortuna e il piacere di lavorare con questa Barbara O'Neill, che è una cara amica, in passato, per fare una traccia più chill out che io poi ho vestito in mondo nella chiave Funky House nel 2007-2006, e quindi sapevo delle sue doti canore e sapevo che era la voce tra le mie conoscenze che si avvicinava di più alla fantastica Billy. Quindi il ragazzo è proprio anche orecchio, è proprio educato. Sei interista? No, dimmi per il calcio. No, sono apolitico, acalcistico. L'unico in questa radio che ho trovato uguale. Bravo Christian Marchi, dove ti vediamo questo fine settimana? Allora, o c'è qualcosa di altro interessante che ti piace come far dire? Insomma? No, sarò a Genova, quindi questo fine settimana? Questo fine settimana. Dai. E quindi come si dice, da quelle parti, Belin non mancate. Era Christian Marchi, abbiamo presentato il disco qui su Radio Company.